data, sono andata a fare la campagna, che poi ero lì per un incontro pubblico, alla Sestri Levante. Brava la ragazza, la sindaca, quella che abbiamo eletto noi. Ha un programma che si scarica su internet, l'ho trovato l'altro giorno per caso, che volevo guardare se era stata eletta, che non ero più arrivata. Avevo più sentito, ho detto guarda, aveva messo Valentina Vio, si chiama. Ha un programma tutto focalizzato sulla partecipazione dei giovani alla pubblica amministrazione fondamentale. Per dirti, io nella mia città a suo tempo siamo riusciti persino, adesso non grandi numeri, però a fare in modo che si attivassero delle politiche che poi diventassero in qualche modo capaci di produrre un reddito anche per questi giovani. Quindi iniziando giocando, no? Iniziando con il gioco, poi via via con la partecipazione, il gioco e la cosa nasce cosa, hanno creato delle piccole realtà, società, partite IVA, eccetera. Per dirvi, ma soprattutto nel settore del turismo, cioè voi avete la vostra miniera d'oro, è questa solo che va valorizzata, è importantissimo che le amministrazioni se la mettano tutta, intanto per coordinarsi nei messaggi, diciamo, di comunicazione turistica, e poi per coordinare reti di biciclo pedonali con pubblicizzazione da Airbnb di questa attività, insomma tutto quello che si può fare per fare in modo che sia risulti attrattiva. Persino la cultura può essere estremamente utile, ma non Sanremo, voglio dire, che no, che sono tre serate, ma anche questioni magari molto meno, diciamo, molto meno importanti dal punto di vista dimensionale, ma più produttive dal punto di vista degli operatori locali, da quelli che hanno i vivai piuttosto che quelli che hanno gli alberghi, piuttosto che quelli che affittano biciclette, piuttosto che, no? Non so, io sono andata in Puglia recentemente, hanno organizzato, che è diventata una manifestazione internazionale, un festival a Lecce che sta attraendo da tutto il mondo. Hanno fatto il festival per esempio a Taranto sul sul jazz, sulla musica jazz, eccetera. Quindi voglio dire, a volte attivazioni di questa natura producono effetti anche dal punto di vista occupazionale, della qualità della città, della crescita delle imprese. Quindi bisogna sicuramente su questo lavorare molto con soggetti che abbiano, l'amministrazione pubblica deve essere una figura che ha molta voglia di lavorare. Cioè, contrariamente a quanto era una volta, dove bastava la rappresentanza, oggi devi avere ingegno, fantasia, idee e lavorare tantissimo quotidianamente. Cioè, e poi magari anche capacità di programmare per il futuro, perché non basta l'idea bella da fare. Però posso dire, esatto, ma allora se hai l'idea e hai le persone che te la possono sviluppare questa idea, ci sono i fondi europei, ricordiamoci sempre che noi nel 2014, cioè alla fine di quest'anno, se tutto va bene rischiamo di mandare indietro qualcosa come il 40% su 18 miliardi. Madonna. 18 miliardi di euro? Perché non abbiamo dei progetti ad hoc? Di euro nel sessennio 2007-2013 non spesi, non impegnati. Cioè, parliamo a volte, ma ragazzi, quindi c'è stata veramente poca volontà politica di sviluppare, di attivare sinergie pubblico-private, amministrazioni regionali, provinciali, comunali, governo. Cioè, io non so questi cosa hanno fatto sti anni. Cioè, anche nel turismo, cioè io so, parlando con Federalberghi, per dirti, Federturismo, cioè, questi dicono, l'Italia è scivolata al quinto posto al mondo, per attrattivi, per numero di flusso turistico. Eravamo e siamo la nazione, è scritto, se andate a vedervi, ancora l'analisi di Newt, ministro turistico,
un'indagine interessantissima sulle potenzialità del turismo italiano e si parla di non meno di mezzo milione di posti di lavoro da recuperare andati perduti per mancanza di coordinamento nelle politiche. Le politiche per esempio portuali, quelli che no? Cioè, anche questi. Cioè, abbiamo avuto il ministro. Se noi abbiamo avuto personale, amministrativo e politico che si è occupato soltanto degli affaracci suoi, diciamo che hanno abbandonato il paese a se stesso.